Sabato 11 novembre 2023, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: procuratevi amici con l'iniqua ricchezza, perché quando essa verrà a mancare vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è disonesto nel poco è disonesto anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nella iniqua ricchezza, chi vi affiderà quella vera? E se voi non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servo può servire due padroni. O odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e Mammona. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si beffavano di lui. Egli disse: voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che è esaltato fra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio. Parola di Dio. Il Vangelo di oggi riporta alcune parole di Gesù attorno all'uso dei beni. Sono parole e frasi isolate di cui non conosciamo l'esatto contesto in cui furono pronunciate. Sono state messe qui da Luca per formare una piccola comunità attorno all'uso corretto dei beni di questa vita e per aiutare a capire meglio il senso della parabola dell'amministratore disonesto. Usare bene il denaro ingiusto. Procuratevi amici con la iniqua ricchezza, perché quando essa verrà a mancare vi accolgano nelle dimore eterne. Nell'Antico Testamento la parola più antica per indicare il povero è ani, che significa impoverito. Viene dal verbo ana, cioè opprimere, ribassare. Questa affermazione evoca la parabola dell'amministratore disonesto la cui ricchezza era iniqua, ingiusta. Qui appare il contesto delle comunità del tempo di Luca, cioè degli anni 80 d.C. All'inizio le comunità cristiane sorsero tra i poveri. Poco a poco ne entrarono a far parte anche persone più ricche. L'entrata dei ricchi portò con sé problemi che appaiono nei consigli dati nella lettera di Giacomo e nella lettera di Paolo ai Corinzi e nel Vangelo di Luca. Questi problemi si aggravano verso la fine del primo secolo, come attesta l'Apocalisse nella sua lettera alla comunità di Laodicea. Le frasi di Gesù che Luca conserva sono un aiuto per chiarire e risolvere questo problema. Essere fedeli nel piccolo e nel grande. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è disonesto nel poco è disonesto anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nella iniqua ricchezza, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Questa frase chiarisce la parabola dell'amministratore disonesto. Lui non fu fedele, per questo fu tolto dall'amministrazione. Questa parola di Gesù suggerisce anche come dar vita al consiglio di farsi amici con il denaro ingiusto. Oggi avviene qualcosa di simile. Ci sono persone che parlano bene della liberazione, ma in casa opprimono la moglie e i figli. Sono infedeli nelle cose piccole. La liberazione comincia nel piccolo mondo della famiglia, della relazione giornaliera fra le persone. Voi non potete servire Dio e il denaro. Gesù è molto chiaro nella sua affermazione: nessuno può servire a due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e Mammona. Ognuno di noi dovrà fare una scelta, dovrà chiedersi: chi metto al primo posto nella mia vita, Dio o il denaro? Al posto della parola denaro, ognuno può mettere un'altra parola: macchina, impiego, prestigio, beni, case, immagine e quant'altro volete. Da questa considerazione dipenderà la comprensione dei consigli che seguono sulla provvidenza divina.
Non si tratta di una scelta fatta solo con la testa, ma di una scelta ben concreta di vita che comprende anche gli atteggiamenti. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si beffavano di lui. Egli disse: «Voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che è esaltato fra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio». In un'altra occasione Gesù menziona l'amore di alcuni farisei verso il denaro. «Voi sfruttate le vedove e rubate nelle loro case e in apparenza fate lunghe preghiere». Loro si lasciavano trascinare dalla saggezza del mondo, di cui Paolo dice: «Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato, e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono». Ad alcuni farisei piaceva il denaro, come oggi ad alcuni di noi piace il denaro. Vale per loro l'avvertimento di Gesù e di Paolo.